Nome. Nome. Francesca. Nome. Michele Alie. Ma perché? Non è il caso. L'aereo lo possiamo vedere. Quello è l'aereo. Allora, siamo diretti. Scusate, dobbiamo interrompere la comunicazione. Sono Michele Ali e sono diretto verso Sibiu. La nota di Blowing in the Wind. Sulla nota di Blowing in the Wind affrontiamo questa strada molto complicata, c'è il lago. Anche da quest'altro lato, abbiamo fatto un giro tondo per caso. La Romania ci accoglie così, con i suoi laghi, con i suoi uccelli migratori. Bucarest ce la siamo lasciate già alle spalle. Speriamo di arrivare in serata almeno a Sibiu, per evitare le strade ghiacciate che qua sono un vero tormento per gli automobilisti. Ma noi abbiamo la nostra Dacia Logan. Tenta mani! Una sicurezza. Bravissimo! Tenta mani! Bravissimo! Vabbè, quella non è male qua. Che vende, che vende, che Fiori. Vende, che vende. My friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Andremo a Vishri a consegnare delle fotografie. Questo è il sottotitolo del viaggio. E approfitteremo anche di questo viaggio per fare diventare un poco più bravo il rumeno Franceschina che va a scuola. Ma tu niente dici? E tu mi blocchi quando gli dicevo sulle note di ormai mi hai tolto la parola. Prego, prego. Il freddo che ci aspettavamo qua a Sinaia c'è. Guarda Sinaia. Stazione sciistica abbastanza carina, qualche albergo, qualche casa antica. Il clima asburgico mi pare che sia presente. Vediamo cosa pensa di questo posto a cui presenta Franceschina Blanco, esperta di letteratura rumena. Prego. Ma diciamo che è un posto molto turistico e ci sono negozi di souvenir, alimentari e diverse farmacie. Un po' fanno pensare alla Belle Époque. Alla Belle Époque, esatto, mi togli proprio le parole di bocca. Forse anche tu sei esperto di letteratura rumena. La parola di Dos. Ecco qua per esempio c'è la piazzetta. Abbiamo visitato un caffè un po' frapperato, un po' corretto, anche perché non avevano nient'altro evidentemente in quel posto. Ma abbiamo acquistato un po' di formaggio, ora più tardi vi faremo sapere come sei. Sei in vendita, fra l'altro, Asirom. È anche in vendita, quindi si può anche pensare di acquistare un investimento sicuro da questa parte. Sì, anche se le temperature ormai stanno cambiando e non c'è neanche un po' di neve. È vero. L'economia... Quindi noi sciatori un po' siamo tagliati in questo momento. Però qua c'è un Fornetti. Non l'abbiamo visto proprio il signor Fornetti. Bello. Peccato che già abbiamo comprato il formaggio. Siamo arrivati a 10 lei e 10 lei. Stiamo spendendo un marrone di soldi. Bene, chiudiamo il collegamento. Ci risentiremo probabilmente a Brasov. Da qui a qualche ora. Arrivederci. Arrivederci. In realtà Brasov è vicino. Oh,
E noi qui abbiamo Franceschina che mangia la torta dello slow food di Brasov. È una torta con la mela, l'ha fatto il nostro amico di Agnita, cioè in realtà l'ha preparato sua moglie. Abbiamo acquistato dello yogurt di capra, del formaggiato di capra e il pane. Il cielo è nuvoloso, cioè il cielo è coperto di nuvole. Ma noi siamo forti e abbiamo fatto una doccia calda e quindi siamo pronti per affrontare questa giornata a Sighisciovara, le cui temperature sembrano andare sotto lo zero. No, non si può fare. Allora, per chiudere il mio servizio. Là ci sono le biciclette del bike sharing. Sponsorizzata dalla banca. Bike sharing a Brasov, Romania. E siamo qui in questo slargo qua dove c'è il corto colac col cocco, miele, cioccolata, Susanna. Ecco, facciamo giro tondo. Ma tondo, destra e coda. No. Ma senti, che è tutto ghiacciato a terra. Qua pensavamo di comprare un telo per il mare. Io col tir e Michele con la donnina nuda. C'è il tir? Sì. Dove sono belli? Tre ce ne sono. E stavamo ascoltando Pian. Siamo a non si sa quanti metri, perché qua il nostro addetto al navigatore satellitare si è distratto. Metri. No, siamo saliti. Sto dicendo. La giornata all'inizio era buia, uggiosa, ora c'è il sole che illumina la nostra via e tiene comprato. È venuto il momento di uscire. Andiamo a vedere se c'è ghiaccio a terra. E dopo ci andiamo a mangiare un brutto kulak. Ancora che brutto! Qua siamo a Viscere, quasi, a Burdesti. E stiamo assistendo allo spettacolo. Lo spettacolo del lago ghiacciato. Ora noi faremo la prova del spaccamento del ghiaccio. Intanto, no, prima dello spaccamento del ghiaccio vorrei fare notare la solidità di questo posto. Sbatto, ma niente, non si rompe. E questo è che se magari. Allora facciamo un'altra prova. Un quadro al centro. Dove c'è? Quanto c'è? Dove c'è il buco? No, dove c'è quello più dopo. Okay. Il buco è inutile che la tira. Boh, via. Freddo. È doppio. Va bene. Aspetta, andiamo nel legno. Siamo al castello di Viscere. Patrimonio dell'UNESCO. È un paesino veramente delizioso o grazioso, come direbbe Mario. Salutiamoli a proposito. Ciao. Come ti trovi qua? C'è freddo? C'hai secche? Può essere. Sei tutto malariotto? Sicuramente. Tu vuoi farci vedere le tue nuove, come si chiama? Bushless? Manusche? Le manopole. Eccole qui, che tengono al caldo, però posso anche guidare agevolmente e posso muovere le dita. Certo, le dita nel frattempo sono diventate congelate, quindi non le posso muovere. Un po' di freddo qua dentro. Sai che cosa c'è? Però ancora abbiamo un giubbotto in mano addosso, entrambi, quindi tutto sommato questo sole rende tollerabile il freddo e soprattutto rende piacevole le temperature. Diamo un'occhiata finale. Cimitero. Ecco qua il cimitero.
E ora ce ne possiamo anche andare a Sighisoara. Un attimo, c'è cioccolata? No, tu sai perché pensiamo andare? No, se no non sei proprio uguale il colore. Nel frattempo siamo collegati con Radio Musical, che ci fa compagnia in questi giorni. È una radio molto culturale, fanno lunghe discussioni. No, quella è Radio Cultural. E anche Radio Musical, culturale. Musical, sì, essenzialmente è musica classica. Fanno musica classica e intermezzano con lunghe discussioni che noi chiaramente non possiamo capire bene. Tranne qualche parola. E fanno anche parecchia informazione a livello di cronaca politica, sia nazionale che internazionale. Ghiacciato. Siamo in una strada secondaria. Direzione Agnita. Che collega ad Agnita da? Da Sighisoara. Sighisoara è proprio in quella direzione. E Agnita è invece in questa. Il paesaggio è strano, è tutto bruciato per il gran freddo. Peccato che ancora non ci sia la neve. Però ci hanno detto che a breve nevicherà. Intanto il ghiaccio a terra chiaramente fa intuire le temperature estreme. Qua hai visto l'estrema situazione di freddo. L'unica soluzione è quella di prendere un po' di pane con un tronchettino di... il cioccolata, che in realtà ormai sta per finire. Vi saluto. Ci vedremo ad Agnita, forse. A Sibiu, sicuramente. Arrivedere. Arrivedere. Pa! Uno però. Una scatolina vincola. Un fitosica. Ah, questi sarebbe Enzo, lo sai chi? No. Enzo Aorit. Fitosica. Allora le assaggeremo noi qua a Sibiu. Qua ci sono i bambini. Una confezione piccola. Ci sono i bambini che stanno facendo scuola di cucina. E ora stavano cantando, non sappiamo bene cosa. Anche io. Per tenere io un carucciasu. A stralate il ciganchi, a stralate la fel. Che c'ha stai tanti lana della plesso. Si pelle nuda. Lo alzo voi, lo alzo. Uite il pelle. E lo alzo si odas, bella om. Lo alzo si odas la om, a quello. Ma come si ona? Che travai qui ona, si ci niente. Vediamo, ma tu sa quello, che a quello mi trebate. Quando tanto lo fanno fino a quando scivola. Bravi! Dove vai, bro?
qualcosa nascosto. Sotto il mandale. Aspetta.